Benvenuti a Salute Sanità da Eva Perasso. Oggi parliamo di onde d'urto, lo facciamo con una fisiatra, la dottoressa Maria Laura Lopez. Benvenuta, dottoressa Lopez. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie per aver accolto il nostro invito. Oggi l'abbiamo interpellata perché vogliamo sapere tutto sulle onde d'urto, perché spesso questa tipologia di trattamento viene consigliata se abbiamo problemi ortopedici, ma non solo. Infatti le chiedo di farci scoprire quali sono tutte le varie patologie che si vanno a trattare. È un trattamento che viene spesso proposto, però partiamo dall'inizio, cioè raccontiamo che cos'è il trattamento delle onde d'urto. Allora, le onde d'urto, come tante attività sanitarie che si fanno, sono state scoperte quasi per caso durante la Seconda Guerra Mondiale, quando si è scoperto che i marinai che stavano nei sottomarini, nessuno aveva i calcoli renali, quindi si è scoperto che erano sottoposti a queste onde d'urto dovute alle mine. E quindi casualmente si è scoperto il potere, diciamo così, medico di queste onde d'urto. In effetti, il primo utilizzo delle onde d'urto è stato proprio per trattare la calcolosi renale. In seguito a questo si è approcciata questa terapia nel mondo ortopedico, e oggi non solo nel mondo ortopedico, perché si usa anche nell'ambito uroginecologico, quindi si sta spostando, ci sono ulteriori ricerche che ci stanno portando le onde d'urto addirittura in ambito cardiologico, quindi lì siamo proprio agli esordi, e quindi è una terapia che si sta sviluppando tantissimo negli ultimi anni proprio grazie al potere anche rigenerativo, quindi è cambiato un po' l'aspetto terapeutico delle onde d'urto, in cui prima si pensava che fosse una terapia per spaccare qualcosa, come succedeva con i calcoli. Quindi il mondo ortopedico è arrivato per le calcificazioni alla spalla, diciamo che sono state le prime applicazioni. E l'idea comune ancora è che sia una terapia che spacca qualcosa. Sì, beh, il nome stesso, dottoressa, sì, esatto. È un nome abbastanza, che posso dire, spaventa anche un po'. Sì, infatti una delle mie po'. Domande è cercare di capire se fanno male queste onde d'urto. Allora, ovviamente i macchinari sono anche cambiati negli anni, si sono evoluti, grazie a Dio, quindi dalla Seconda Guerra Mondiale adesso grandi passi da giganti sono state fatte. E diciamo che le onde d'urto da questo punto di vista, sia come macchinari sia come approccio, è cambiato radicalmente, tant'è che si usano addirittura le onde d'urto per i ritardi di consolidazione, quindi sull'osso, se fosse una terapia che spacca qualcosa, che rompe qualcosa, non si utilizzerebbe nell'osso. Il dolore ma si può avere, però è un dolore, sì, accettabile, possiamo, sì, dire, sì, così, allora, per tranquillizzare. Esatto. Ecco, non c'è più bisogno, è ovvio che dire che non sono dolorosa, che uno non sente niente, che è una passeggiata di salute, è un po' esagerato. Però sicuramente non è una terapia con dolore tale insopportabile da dover fare un'anestesia o una cosa del genere. Oggi certi macchinari permettono di avere una tolleranza al dolore maggiore rispetto al passato, questo è sicuro. Come funziona il macchinario? C'è un macchinario, quindi c'è una sorta di manipolo, visto in alcune immagini, che viene passato sulla parte dolorante e dà delle scosse. Allora, sono onde sonore e ad alta energia, quindi esistono due tipi di onde d'urto. Esistono le onde d'urto focale, che sono quelle che può solo usare il medico, e le onde d'urto radiale, che possono anche usare altri operatori sanitari. La differenza è che le onde d'urto focale vanno più in profondità, ogni tessuto che attraversano non perdono energia, mentre le onde d'urto radiale sono superficiali, quindi possono essere utilizzate anche con dei benefici per patologie o condizioni, diciamo, patologiche più superficiali, che può essere sul muscolo, su una fascia muscolare. Oggi vengono anche molto utilizzate le onde d'urto radiale nella spasticità, per esempio, c'è molta letteratura, grande approccio a questo mondo anche della neurologia. Mentre le onde d'urto focale, di quelle che possiamo concentrarci, anche perché hanno molta letteratura di efficacia, sono quelle che vengono utilizzate prevalentemente nell'ambito ortopedico, quindi ritardi di consolidazione, patologie dell'osso, edeme ossei per esempio, piuttosto di patologie tendinee, in cui oggi è, diciamo, il target così principale nel trattamento di queste patologie, proprio le onde d'urto, perché hanno un potere rigenerante, quindi
In effetti, quello che l'onda d'urto fa sul tessuto non è solo un'azione antinfiammatoria e antidolorifica, anche se sembra un controsenso, una terapia che fa male a farla, ma poi è un'azione antidolorifica. Però disinfiamma, ecco. Disinfiamma, però la grossa azione delle onde d'urto è proprio quella di permettere di formare nuovi vasi sanguigni, quindi che si chiama questo processo neoangiogenesi, quindi formazione di nuovi vasi sanguigni, che porta tutti i nutrienti al tessuto, che favorisce la rigenerazione, nonché stimolare anche fattori di crescita. Oggi c'è molta ricerca sull'azione stessa delle onde d'urto nello stimolare alcuni fattori di crescita e addirittura le cellule staminali. Quindi è una terapia che oggi si inquadra nella terapia rigenerativa. Diciamo terapia così. Rigenerativa di cui tanto si parla anche attraverso altre terapie. Abbiamo parlato tanto di ortopedia, però lei mi ha citato prima l'uroginecologia. Sì, sì. In che modo servono le onde d'urto e per curare cosa? Allora, forse quello per cui si conosce di più l'utilizzo delle onde d'urto nell'ambito urologico è la disfunzione erettile. Perché se pensiamo che l'effetto principale delle onde d'urto è formare nuovi vasi sanguigni, allora c'è stata questa brillante idea di provare a farlo nella disfunzione erettile, là proprio dove la causa sia più di origine vascolare, ovviamente. E sono stati molti studi di ricerca che hanno confermato l'efficacia, e poi è stato molto conosciuto, diciamo così, anche nell'ambito italiano, lo studio che è stato fatto dalla Società Italiana di Andrologia, che ha permesso di conoscere bene l'efficacia di questa terapia nella disfunzione erettile. Però si usa anche per il dolore pelvico cronico, quindi altre azioni. Quindi sia uomini nel caso della disfunzione erettile, sia sì. Per problemi ginecologici legati. Sì, oggi c'è anche un approccio di ricerca proprio nel dolore pelvico cronico nella donna, quindi cominciano a uscire i primi studi anche sull'efficacia, perché se funziona nell'uomo ovviamente è facile pensare che possa funzionare, certo, che nella donna, però nell'uomo si è studiato di più e oggi cominciano ad arrivare anche i primi studi per la donna. Dottoressa, quanto dura un trattamento? Allora, il trattamento è breve, è ovvio che dipende dalla patologia, della zona, quindi il numero di colpi, la frequenza con che scegliamo di dare questi colpi, però il trattamento normalmente sono trattamenti che durano tra 3 e 5 minuti, quindi è una cosa abbastanza... È un trattamento molto breve e ovviamente dipenderà a seconda della patologia se ci sarà un numero di trattamenti più o meno alto, sì. Ma nella media dopo quanti trattamenti si finisce il ciclo? Per avere un'idea, normalmente nelle patologie ortopediche il numero di trattamenti standard sono 3 sedute, quindi è una terapia anche molto veloce, molto efficace, molto veloce. Poi in alcuni casi ovviamente c'è necessità di ripetere il ciclo, che possono arrivare a 6 sedute. Nella disfunzione erettile, per esempio, il protocollo proprio prevede 6 sedute, è fatto in un determinato modo, 2 volte a settimana, con settimane alterne, eccetera. Esistono proprio dei protocolli già ben definiti nel trattamento. I risultati mediamente dopo 3 sedute, soprattutto in ortopedia, 6 per la disfunzione erettile. Chi prescrive le onde d'urto? Cioè, io per arrivare ad avere questo trattamento, da chi devo andare? C'è un passaggio dall'ortopedico? Allora, in genere da chi fa la diagnosi, perché se io parlo di una tendinopatia o di una calcificazione in un tendine, normalmente la diagnosi la può fare l'ortopedico, il fisiatra, il radiologo stesso, no? Se parliamo di disfunzione erettile, l'urologo, se parliamo di dolore pelvico cronico può essere urologo, ginecologo, dipende chi ha preso in carico, lo stesso fisiatra, che si occupano di riabilitazione al pavimento pelvico, per esempio, sono anche dei prescrittori. Ok, quindi si va dallo specialista secondo il problema, che sia un ortopedico, esatto. Che sia un urologo, e da lì dopo la diagnosi viene prescritta questa tipologia di trattamento che poi viene effettuata dal dottore stesso, quindi? Sì, sì, dal medico. Allora, non sempre il medico che fa la diagnosi è lo stesso che fa le onde d'urto, perché diciamo che chi si occupa di fare onde d'urto ha fatto un percorso di formazione per fare onde d'urto, in genere riconosciuto dalla Società Italiana di Medici che eseguono le onde d'urto, e quindi può non essere lo stesso, però l'indicazione è di qualunque specialista, poi il medico che fa è il medico specialista in esecuzione anche di onde d'urto. Bene, dottoressa Lopez, la ringrazio molto per averci raccontato e svelato tutti i segreti delle onde d'urto. La saluto, la invito a tornare a trovarci per un'eventuale altra puntata sui temi che riguardano la fisiatria. Grazie, saluto i nostri spettatori, restate con noi, alla prossima puntata. Alla prossima.